Eccoci, insomma, bisognerebbe giocare sempre in questo stadio, Mattia. 12 gol l'anno scorso, prima doppietta con la Roma. No, io in questo stadio sono riuscito a dare il meglio, quindi posso solo ringraziare i tifosi di questa città, di questa bellissima città, il presidente, il mister, tutti quanti, perché mi hanno aiutato tantissimo. Mi dispiace per oggi che comunque io devo fare il mio lavoro e devo farlo nel miglior modo possibile, quindi... Certo, adesso poi tra l'altro stai trovando anche la continuità, non solo nel gioco ma anche nei gol. Hai segnato a Pescara, due gol pesantissimi per tre punti fondamentali per questa Roma, terza vittoria consecutiva. Che cosa può cambiare? Può essere la svolta della vostra stagione? Stiamo giocando bene, dobbiamo soltanto continuare domenica dopo domenica a prendere più punti possibili e quindi a impegnarci il massimo, tutto qui. Senti, per te quanto è stato difficile adattarsi a questo modulo? No, vabbè, il mister chiede di fare delle cose, noi cerchiamo di farle nel miglior modo possibile, certe volte ci riusciamo alla perfezione, altre volte non riusciamo a dare il meglio. Senti, sabato un'ultima domanda, sabato c'è la Fiorentina di Montella, se riusciste a vincere anche lì potreste rientrare per il terzo posto, come aveva detto il direttore generale Baldini all'inizio della stagione? Oh, sono tutte partite fondamentali per noi, da qui fino alla fine del campionato dobbiamo cercare di fare i punti possibili e cercare di vincere con tutte le squadre. Grazie mille, ancora complimenti a destro, linea a voi.